Kim, 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 Kidamurt, Kidamurt, Kidamurt. Giovani, buongiorno e ben ritrovati sul canale di Neapolis 1926. Per prima cosa iscriviti al canale, è gratis. Signori, io sto perdendo la pazienza. Io sto perdendo la pazienza di questi pseudo giornalisti napoletani. Io veramente, veramente non ho più. Non so nemmeno più cosa dire per come definirli. Questi pseudo giornalisti, voglio, cioè, a me viene veramente da ridere. Oggi, ieri se ne sono usciti, ieri e oggi stanno Kim, 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 cioè, io è incredibile. Kim potrebbe ritornare al Napoli, Kim potrebbe tornare clamorosamente al Napoli, c'è già la trattativa, Kim vicinissimo al Napoli. Ah, premessa, tasto like e commento perché voglio sapere soprattutto la vostra, visto che sul gruppo Telegram i ragazzi già si sono espressi, anzi, in descrizione trovate il gruppo Telegram, passateci e iscrivetevi perché quello è gratis e ci sono tanti, tanti, tantissimi tifosi con cui potete parlare. Detto questo, io ragazzi sono veramente, una volta c'era il video fa, io sono euforico, no ragazzi, questa è una presa vera per il culo per tutti quei giornalisti napoletani che continuano a dire Kim potrebbe tornare al Napoli. Ragazzi, ma veramente state facendo? Cari giornalisti, veramente state facendo? No, io mi domando e dico, se lo fate solo per far parlare di voi, oppure lo fate perché veramente non ci arrivate con la testa e non avete nomi, da portare, no? Sui vostri social, sui vostri giornali, sui vostri quotidiani, perché è incredibile quello che sta succedendo in questi giorni, ragazzi. Kim al Napoli, ritorna Kim al Napoli. Ragazzi, io non so come dirvelo, svegliatevi dal sogno, perché Kim al Napoli non ci ritornerà mai e poi mai. Ah, può tornare in prestito Kim, vedrete, tornerà in prestito Kim. Kim lo sapete quando prende al Bayern di Monaco? In una stagione di merda, capite quanto prende Kim al Bayern Monaco? Andate un po' a vedere, prende 7 patate a stagione, 7 patate, non sono quelle di Cimitì le patate, quindi sono quelle di vere, il cash, prende 7 milioni a stagione il buon Kim. E secondo voi il Napoli, che non riesce a fare un rinnovo contrattuale, anzi non l'ha ancora proposto un rinnovo contrattuale, a Kvara si va a prendere Kim e gli dà 3 milioni a stagione, secondo voi Kim torna per amore della maglia a Napoli? Cioè ragazzi, ma veramente voi state fusi di testa? Voi veramente state fusi di testa? Ragazzi, ma qui noi facciamo fatica a prendere Buongiorno, che c'è Cairo che vuole far partire un'asta della Madonna perché vuole metterci in mezzo le squadre di Premier League come fece con Belotti, e voi state pensando al ritorno di Kim? Ragazzi, guardiamo le cose serie, guardiamo le trattative che si possono andare a chiudere. Quella di Hermoso si potrebbe chiudere perché è viva, la trattativa è viva, e la prossima settimana Manna rincontra l'entourage di Hermoso per vedere se si riesce a sbloccare la situazione. Parliamo di questo, parliamo di Buongiorno, che il Napoli settimana prossima farà un'ulteriore offerta al Torino per vedere se il Napoli può, oppure Cairo può abbassare le sue pretese, visto che le ultime pretese sono di 55 milioni. Quindi, caro Cairo, che facciamo? Il giocatore lo vuoi dare via o no? Visto che il Napoli ha già una bozza di accordo con Buongiorno di 3 milioni e mezzo, e non con Kim, ribadisco, non con Kim, perché Kim prende 7 milioni al Bayern Monaco, poi è capace con i bonus arriva anche a di più, eh? Quindi quando io sento i vari Auriem, i vari Alvino che mi ha bloccato su Twitter X, addirittura questo onore, perché gli dissi, ma non è che stai dicendo un sacco di stronzate, visto che, anzi, cosa che gli dissi? Ah, guarda che Conte non doveva venire, lo stiamo aspettando come James Rodriguez, mi ha bloccato subito su Twitter, incredibile, ragazzi. Alvino è un po' permaloso, voglio, diciamoci la verità, anzi nemmeno poco, moltissimo permaloso, però queste sono... Questa è la bellezza dei social, no? Quando uno va contro quegli altri e gli dice, oh, guarda che stai dicendo una stronzata, vedi che Conte ha già firmato per il Napoli, e di qua, quello di là, e tu stai dicendo le stronzate, te la sei presa con Pedula, ma Pedula ci ha sempre avuto ragione, tu hai sempre avuto torto su tutte le trattative del Napoli, caro Alvino,
e ti bloccano. È incredibile. Ora c'è Raffaella Auriemma che inizia a postare il ritorno di Kim a Napoli, il possibile ritorno di Kim, l'incredibile ritorno di Kim Min-jae a Napoli. Cioè, ragazzi, ma la vogliamo finire? Ma la vogliamo finire seriamente di dire queste stronzate? Scusatemi la parola. Perché qui veramente si prende per il culo il tifoso. Qui veramente stiamo cadendo nel ridicolo. Il Napoli ad oggi ha chiuso Rafa Marin. Aspettate però, perché Rafa Marin, se Florentino Perez non accetta questa cosa della recompera, e Napoli lì è stato molto furbo perché poi può aumentare la recompera, nel 2027 potrebbe superare i 70 milioni il giocatore, quindi occhio, è che Manna è stato molto molto furbo e quindi dovremo vedere se Florentino Perez accetterà queste condizioni. Io penso che le accetti molto volentieri, coso lì del Real Madrid. Però ecco, quando io sento dire Kim potrebbe tornare a Napoli, cioè ragazzi, ma voi siete veramente allora il male del Napoli? E io ve l'ho sempre detto, il male della SSC Napoli sono i giornalisti napoletani, tifosi napoletani, che poi dovremmo vedere se sono veramente tifosi, perché poi lasciamo stare, quello è un discorso più ampio. E quindi quando io sento dire queste cose, dico, ma è possibile che la gente ci creda pure a queste cose? La gente crede pure a queste trattative? E poi mi vengono a dire a me, Neapolis, ma tu stai dicendo una stronzata su Hermoso, no? Perché, come vi ho detto oggi, la prossima settimana ci sarà un altro incontro per Hermoso. Quindi è viva la trattativa, non è mai stata chiusa la trattativa per Hermoso, ragazzi, eh? Quindi occhio, occhio. Però, se io non erro, oggi è uscita, anzi, guarda, ve la leggo in diretta perché, guardate, prendo il tablet e ve la faccio leggere in diretta insieme a noi. Guardate, perché è arrivata un'ultima ora di calciomercato e ve la porto come io mi porto tutti gli aggiornamenti, non c'è nessun problema. Allora, eccolo qua, eccolo qui. Allora, ore 14:37, il Napoli in questi giorni è stato in contatto con il Lecce per chiedere informazioni su Pongracic, centrale croato di 26 anni, il quale sta facendo l'europeo. Questi sono i nomi che può chiudere il Napoli subito. Kim non lo chiuderà mai, non potrà mai venire Kim a Napoli, solo per il fatto dei 7 milioni a stagione. Chi è quel coglione che si riduce l'ingaggio per andare e ritorna in una squadra dove non gioca la Champions League? Quindi capite dove io voglio andare a parare, ma quindi non diciamo stronzate, vi supplico, vi prego, e non diciamo stronzate. Poi, ore 15, un'altra ora di ultima ora di calciomercato. Lukaku ha avuto un'offerta importante dall'Arabia Saudita. Si tratta di una somma che allenta anche il Chelsea, ma il richiamo della Serie A e del Napoli è troppo allettante per Lukaku. Il Belga ha un grande rapporto con Conte e dunque aspetta il Napoli. E io vi dico. Questo video che ore sono? Sono le 15:11, sperando di farlo uscire per le 3:30, visto che c'ho un po' problemi di connessione internet. Anzi, ho fatto un ulteriore upgrade per la connessione internet, ho speso 115 euro per comprare l'antenna 4G Plus per metterla fuori dal terrazzo per andare ancora più veloce, l'antenna della Caser 4G, 5G, perché poi vorrei montare anche un modem 4G, ma siccome il modem 5G, scusate, mi costa 400 euro, 300 euro, ma non mi ricordo di preciso, quindi ci vado piano, perché a fine anno dovrei cambiare la televisione e quindi voglio cambiare un attimo prima la televisione per godermi la PlayStation 5. A parte questo, ragazzi, i nomi sono questi. Non credete a Kim di qua, di là, ah, c'è Kim, no, voglio il Napoli è su Buongiorno e su Hermoso. Questi sono i due nomi per la difesa. Poi ci puoi mettere Pongracic, che è uscito nelle ultime ore. Ma ragazzi, Kim non potrà mai, mai e poi mai ritornare a Napoli. Fatemi un esame di coscienza, cari giornalisti napoletani, e smettete di dire stronzate ai tifosi del Napoli. Detto questo, iscriviti al canale, sempre e comunque Forza Napoli. Voglio sapere voi cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Ciao!